Bene, buonasera amici. Buonasera. Dopo tanto finalmente siamo tornati a far sentire la nostra voce. E domani ci saranno le votazioni, quindi io è un po' di tempo che, recito il rosario tutte le sere con l'intenzione appunto di invocare l'aiuto di Dio, di Maria, dello Spirito Santo sulla nostra amata nazione. E questa sera, proprio perché siamo a ridosso delle votazioni, con mio marito, da cittadini italiani, prima appunto di dire rosario, vogliamo con voi parlare un attimino dei nostri pensieri. Ecco, allora intanto buonasera a tutti, che è un po' che non ci siamo visti in video. Sono successe molte cose, stiamo andando avanti, sempre come la Madonna ci vuole accompagnare, come il Signore vuole, no? E allora cosa sta avvenendo? Siccome molti amici, tanti, veramente per grazia di Dio, questi amici hanno una fiducia in noi, ci conoscono da molti anni, sanno il cammino che abbiamo fatto nel Centro Aiuto alla Vita, nella missione di evangelizzazione a portare anime a Cristo, nei gruppi di preghiera, impegnandoci in politica, perché voi sapete benissimo, noi siamo impegnati in politica, io e mia moglie, politica che è la politica alta, quella che ci si sbraccia, si alza le maniche dalla camicia e si fanno le cose, cioè si corre, si cerca di aiutare il prossimo. Allora, siccome in questa settimana, in quest'ultima settimana, moltissimi amici, moltissime persone mi hanno chiesto su quale nome mettere questa croce domani, che è il 26 maggio, io non mi sono soffermato a quello, ma ho fatto un pensiero un attimino un po' più profondo. Non è il partito in sé, non è la persona in sé, ma dobbiamo guardare un attimino il progetto che consiste nel programma elettorale, nel programma che si vorrà far governare i prossimi 5 anni la nostra Europa. La nostra Europa che fino in questo momento è una matrigna cattiva, possiamo dirlo. Abbiamo questi 20 anni di restrizioni, di imposizioni, di regole, di trattati, di tutto quello che è potuto uscire dall'Europa, ma non perché è un'Europa che ci vuole, cioè il progetto, diciamo, dei padri fondatori degli Stati Uniti d'Europa è stato molto molto bello, molto grande, solo che si è infranto. Praticamente ormai sono 40 anni che si è inserito in questo progetto dei popoli europei, dell'Unione dei Popoli Europei, si è inserito il progetto del liberismo, del neoliberismo, per cui noi stiamo vivendo da 40 anni questa dittatura del pensiero unico, del politicamente corretto, di questo relativismo assoluto che ci spiega bene anche Benedetto XVI in una sua catechesi, in un tempo. Cosa allora dobbiamo fare? Visto che le ultime votazioni, i programmi erano quei programmi europei per la globalizzazione, per andare avanti con le riforme strutturali, per cui con lacrime, sacrifici e pianti. In questo momento invece è successo qualche cosa di strano. La storia a certe volte ci sveglia, ci sprona, cioè arrivano delle cose che cambiano la storia del mondo. Ad esempio, noi tutto il progetto della globalizzazione, dell'apertura dei mercati, di questa sovranità monetaria che ormai è in mano alla BCE, per cui noi manchiamo di sovranità monetaria. E man mano che tutto questo meccanismo per portare avanti, oltre il liberismo, il neoliberismo, e andare a spingersi ancora oltre, per cui alla distruzione dei popoli, come abbiamo visto, la distruzione della Germania, della Grecia, è stata un attacco di guerra senza armi, ma con l'economia, per cui è stato ridotto il popolo greco alla miseria, alla fame, e derubata, perché questa è la parola, di tutte le infrastrutture, per cui parliamo dei porti venduti tra la Germania e la Cina,
la Francia, aeroporti, infrastrutture, aziende, non c'è più niente. Da noi in Italia si è già iniziato da tempo a fare la svendita delle grosse aziende, grosse industrie, multinazionali che delocalizzano, ma perché? Perché in Europa ci sono queste agevolazioni, perché magari l'Ungheria è al 9%, mentre in Italia rimaniamo al 40%. Allora, in questo momento un programma ben definito è il programma di Matteo Salvini della Lega, è l'unico programma che possiamo pensare di appoggiare a queste elezioni europee, ma non in sé per sé la Lega o Salvini o il simbolo, perché noi, come ha detto mia moglie prima, rappresentiamo due delle associazioni. Io sono il referente per il Piemonte Valle d'Aosta dell'associazione del movimento Nova Civilitas, che è il movimento fondato dall'avvocato Gianfranco Amato, e Angela Ciconte invece è presidente di Più Italia, che è un'associazione culturale per portare avanti questi pensieri e cercare di aiutare il prossimo e essere aiutati noi a nostra volta per portare avanti queste indicazioni. Allora, come vi dicevo, a questo punto si sono trovate delle persone che logicamente hanno questi ideali come i nostri valori, per cui sono dei combattenti pro family, pro life, e poi adesso vi indicherò qualcosa, ma in questo momento lascio la parola ad Angela, così almeno poi porto avanti il discorso un attimino dopo che leggerà o vi spiegherà un attimino due parole. Bene, Emanuele ha detto che c'è stata una guerra senza armi contro la Grecia, no? Dei poteri forti, di questo pensiero unico dominante che decide a proprio piacimento chi distruggere, chi far sopravvivere, e noi invece da cattolici, oltre ad invocare la benedizione della Madonna, di Maria, perché è un bene, invocare Maria è sempre un bene, da qualunque bocca esca questa invocazione, anzi dalla pecorella smarrita, se vogliamo, è ancora più importante, perché Gesù nella parabola ci ha insegnato che il buon pastore ha abbandonato le 99 pecore che erano nel recinto per andare a cercare la pecorella smarrita. Quindi se quella pecorella smarrita invoca una protezione, ecco, ancora di più verrà ascoltata. Ma noi lotteremo, faremo la guerra con un'arma che è un'arma ancora più forte di quelle ideologiche o di quelle politiche o di quelle mondialiste che vorrebbero imporre il proprio pensiero. Noi rispondiamo a questa guerra fatta di piani studiati a tavolino, rispondiamo con un'arma che è l'arma per eccellenza, quella che sicuramente farà vincere tutte le battaglie, l'arma del rosario. Attenzione che diamo scandalo e ci censurano, questo è un rosario triplice, cioè una bomba atomica, proprio ragazzi. Io ho una mitraglietta, mio va bene, bisogna essere armati, bene, bene. E quindi è per questo che un sacerdote a Medjugorje mi ha detto, proprio in attesa di queste votazioni, ogni votazione è importante, ma questa è proprio ancor più che altre, perché si dovrà entrare in Europa, difendere proprio in Europa, dove hanno voluto in questi anni distruggere a tavolino nazioni piuttosto che altre, ecco, in Europa entrare con forze nuove, con forze pulite, con forze che hanno già in precedenza fatto un percorso in difesa di quelli che sono i valori non negoziabili, appunto cercare di far entrare in questa Europa persone nuove, persone pulite, persone che vogliono combattere questa nuova battaglia. Che Europa vogliamo? Voglio proprio leggervi il manifesto che l'avvocato Gianfranco Amato ha scritto e nel quale ci riconosciamo. L'Europa che vogliamo è quella l'Europa che riconosce la propria identità nelle radici cristiane che hanno largamente concorso a costruire la civiltà occidentale ed europea in particolare, no? Quelle radici cristiane che hanno voluto togliere dal preambolo della Costituzione, ecco, e mentre c'erano quelle radici, abbiamo vissuto in un'Europa veramente di pace, un'Europa in crescita. Ora che hanno voluto fare i moderni, anche i modernisti, aggiungo io, ci troviamo invece in un'Europa, quindi togliendo quell'identità, quelle radici, ci troviamo invece in un'Europa che non solo sta retrocedendo nella cultura, nella forza, nell'economia,
Maria, ma si sta addirittura islamizzando, ecco, si vuole anche mettere una barriera a questa islamizzazione, anche questa studiata a tavolino, creata già da anni, no? Dove ci hanno prima portati a una denatalità, quindi per poi, come dice la Bonino, chiedere, invocare il bisogno di nuove culture, un'unica cultura islamica, che vogliono portare in Europa per andare a riempire quei vuoti che ci hanno imposto, no? Con la tragedia dell'aborto. E come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II, l'aborto è un abominio agli occhi di Dio. Noi abbiamo ucciso il nostro futuro, abbiamo ucciso i nostri figli, ed è proprio anche in questa direzione che dobbiamo batterci, riconoscere l'importanza di far nascere i nostri figli, di mantenere le nostre culture, le nostre radici, di identificarci di nuovo in un popolo, non in quell'annacquamento generale in cui ci hanno voluto far cadere e decadere. L'Europa che vogliamo rispetta la sovranità degli stati singoli membri, con particolare riguardo alla loro identità culturale, storica e religiosa. L'Europa che vogliamo è cosciente dell'emergenza demografica che sta vivendo il vecchio continente e intende affrontare con misure efficaci e concrete il problema della bassa natalità. L'Europa che vogliamo non vuole essere un'artificiosa costruzione istituzionale ridotta ad un mero apparato burocratico finanziario. L'Europa che vogliamo promuove e difende la piena e corretta applicazione di tutti i principi iscritti nel diritto naturale. L'Europa che vogliamo difende e rinnova la dimensione pubblica della fede cristiana e il diritto all'obiezione di coscienza rispetto a qualsiasi disposizione normativa e provvedimento d'autorità che possa direttamente o indirettamente integrare una violazione della legge naturale. L'Europa che vogliamo riafferma la preminenza della funzione della famiglia naturale fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna, quale soggetto fondamentale e insostituibile per la vita della società. L'Europa che vogliamo riafferma il valore sacro e intangibile della vita di ogni essere umano, specialmente se debole, anche il fine vita, signori. Ricordiamoci che il fine vita è il momento più importante di ogni persona, non solo perché in quegli attimi sta combattendo la battaglia più forte, no? Perché sopra la testa di ogni moribondo, anche noi saremo moribondi in futuro, c'è proprio la lotta finale tra il bene e il male, tra quel male che vorrebbe rapire quell'anima e il bene che invece la vuole attirare col richiamo di Dio, no? E quindi non bisogna accorciare quella vita, perché quella vita deve avere il tempo naturale di compiere quella santa battaglia per la propria salvezza dell'anima, perché noi non siamo solo corpo, anzi il corpo è proprio l'ultima parte, noi siamo soprattutto anima, quell'anima che ci viene donata gratuitamente da Dio nella scintilla, nell'attimo stesso dell'unione tra il gameta e lo spermatozoo. Quindi in quell'attimo c'è la scintilla di vita, come ci dice Gloria Polo, e nell'attimo finale c'è nell'attimo finale l'anima torna a Dio, quindi nessuno ha il diritto di impedire la nascita e nessuno ha il diritto di anticipare la morte, perché solo Dio e solo la persona unita a Dio devono compiere quell'ultimo attimo e passaggio. Quindi l'Europa che vogliamo riafferma il valore sacro e intangibile della vita di ogni essere umano, specialmente se debole, innocente, indifeso e non ancora nato, dal suo concepimento fino alla morte naturale, nella piena consapevolezza che sul riconoscimento di tale diritto si fonda l'umana convivenza e la stessa comunità politica. L'Europa che vogliamo riconosce, promuove e valorizza una piena ed un'autentica libertà educativa, con particolare attenzione all'esperienza delle scuole parentali, in piena attuazione del principio sancito dall'articolo 26, terzo comma, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. L'Europa che vogliamo si oppone ad ogni forma di colonizzazione ideologica proveniente da altre culture e rifiuta di essere a sua volta strumento di tale forma di colonizzazione nei confronti degli Stati membri. L'Europa che vogliamo respinge in maniera ferma e risoluta ogni forma di annichilimento della dignità umana attraverso un uso distorto della conoscenza scientifica e dei progressi tecnologici, come nel caso del cosiddetto utero in affitto,
della donazione di cellule e dell'utilizzo di feti abortiti o in qualunque altra forma di manipolazione genetica. L'Europa che vogliamo si oppone ad ogni forma di decostruzione della persona umana, a cominciare dall'essenziale e nefasta ideologia gender. Infine, l'Europa che vogliamo è un'Europa finalmente libera dalla burocrazia asfissiante e dall'avidità plutocratica, libera dalle pressioni dei poteri forti e delle sorterie massoniche, libera dalla ferrea logica del positivismo giuridico, libera dalle indebite influenze delle lobby multinazionali, libera dalla perniciosa ideologia delle politiche corrette, libera da ogni forma di risentimento anticristiano, libera dalla prospettiva del multiculturalismo scriteriato, del neutralismo valoriale e del laicismo anticlericale che pretendono un'Europa senza identità e senza Dio. Ecco, noi ci sentiamo di indicare questo tipo di Europa e su questo tipo di Europa indicare nelle nostre coscienze, capire chi andare domani nelle urne a scegliere, con veramente una consapevolezza che il nostro voto è importante, la nostra scelta è importante, perché da quello deriva il bene sociale, il bene culturale, ma soprattutto il futuro dei nostri figli e soprattutto in quelle urne, se noi non ci impegniamo a scegliere bene, sarà chi poi andrà al potere che sceglierà per noi il nostro futuro. Bene, allora adesso noi vi diamo le indicazioni di queste persone che sono state per l'appunto individuate e vi do appunto la descrizione. Allora, nella circoscrizione nord-orientale, per cui Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, sosterremo Paolo Borchia della lista Lega. Per l'appunto, Paolo, come ci racconta l'avvocato Gianfranco Amato, Paolo era assistente a Bruxelles dell'allora europarlamentare Lorenzo Fontana, e anche con gli amici di Christus Rex Traditio, con i quali si è deciso di sostenere sulla base degli ideali che ci accomunano. Dopodiché, nella circoscrizione nord-occidentale, per cui è quella che direttamente vale a noi in Piemonte, per cui nord-occidentale Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia e Piemonte, noi sosteniamo Silvia Sardone, per cui lista grigia, segno sulla Lega, e scrivere Sardone. E Silvia anche è un'impavida, come dice l'avvocato, che sono due parole che ha scritto in descrizione alle persone che abbiamo conosciuto e abbiamo constatare della realtà di come per l'appunto è presentata. Ha avuto il coraggio di presentare delle conferenze dell'avvocato Gianfranco Amato, sempre ricevendo degli insulti di omofobia e oscurantismo. È sposata con Roberto Di Stefano, che è stato il primo sindaco di centrodestra di Sesto San Giovanni. Pensate, dopo 72 anni è caduta, come dicevano, la Stalingrado del Nord, e logicamente altre situazioni di lotta e di battaglia. Nel 2018 viene eletta nel Consiglio regionale della Lombardia con 11.312 preferenze. Perché vi abbiamo detto un attimino, ad esempio, Borchia, la Sardone e altri? Perché abbiamo bisogno dell'azione realistica che uno degli amici che stiamo presentando e accompagnando hanno quasi, diciamo, una gran parte di possibilità di farcele. Per cui abbiamo individuato queste persone che hanno i nostri valori nella famiglia, nella vita. Ad esempio, la Silvia Sardone ci ha ripetuto e abbiamo seguita a suoi diciamo conferenze che è uno dei suoi obiettivi centrali, diciamo, della politica in Europa sarà proprio di reinserire le nostre origini giudaico-cristiane nella Costituzione europea e per cui di tenere alle nostre origini. Dopodiché anche il Made in Italy, per cui è una battaglia che noi dobbiamo fare, perché sapete come l'Europa sull'agricoltura, ad esempio, ha molto
spezzettato e distribuito in malo modo, no? Noi abbiamo avuto riso cambogiano, olio da tante situazioni per creare un mercato comune che faceva bene ai burocrati e agli speculatori finanziari, muovendo tutte queste cose qua. Allora, come vi ho detto, nella circoscrizione nord-occidentale, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia e Piemonte, segniamo Sardone, Silvia Sardone. Nella circoscrizione centrale, per cui Lazio, Marche, Toscana, Umbria, sosterremo Susanna Ceccardi, sempre della lista Lega. Anche la Susanna Ceccardi è una agguerrita, l'agguerrita sindaco di Cascina. Susanna è stata il primo unico sindaco ad invitare ufficialmente in consiglio comunale a parlare l'avvocato Gianfranco Amato a parlare della teoria gender. È stato anche il primo sindaco a opporre l'obiezione di coscienza in temi di unioni civili omosessuali avvalendosi della consulenza e assistenza dei giuristi per la vita. I miei interventi dell'avvocato in suo favore sono stati pubblicati sul Corriere della Sera e su altra stampa locale. Per cui nella zona centrale, per cui nella circoscrizione centrale, Lazio, Marche, Toscana, Umbria, sosteniamo Susanna Ceccardi. Poi andiamo nella circoscrizione meridionale, per cui abbiamo Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Molise e Puglia, sosteniamo una coppia, perché poi vi spieghiamo anche le votazioni come si devono mettere. Sosterremo Vincenzo Sofo e Simona Sapignoli, entrambe nella lista Lega. Vincenzo, come è noto, è il fidanzato della Marion Maréchal, che è la nipote di Le Pen, ha cofondato un think tank chiamato Il Talebano. E anche con lui abbiamo avuto, con l'avvocato Gianfranco Amato, la presentazione del libro Omofobia e Eterofobia, per cui sono dei nostri combattenti, sono dei nostri amici che stiamo sostenendo in tutte le varie battaglie che sono fatte. Ok, per Simona, che tra l'altro esercita la professione di avvocato, aborto, eutanasia, desiderio di un figlio, matrimonio gay, autoestone e adozione omosessuale non sono un diritto. Nelle circoscrizioni isole, per cui Sardegna e Sicilia, sosterremo Igor Gerarda della lista Lega. Allora, tutti e sei i nostri candidati sono nella lista della Lega, per cui è una posizione che noi abbiamo preso, abbiamo ben meditato, perché c'era, come vi ho detto, la possibilità reale di avere un uomo del nostro mondo nel Parlamento europeo e poi per i nostri valori e la nostra linea. Per cui il realismo di poter effettivamente avere delle persone che possiamo contare, si può fare un lavoro, perché questa è l'ultima chiamata. Dopodiché non sappiamo cosa succederà a questo nostro paese, e perché tutti e sei sono delle persone con i nostri valori, con i nostri temi, per cui sensibili alle nostre tematiche. E allora cerchiamo di beccare bene questo voto di domani, che è importante. Per cui, come 3-4 giorni fa un leader politico ha affidato l'Italia e tutti gli italiani e questa elezione al cuore immacolato di Maria, lo copiamo, perché anche noi affidiamo sia la nostra vita e la vita della nostra nazione, dei nostri politici. Per cui adesso passo la parola ad Angela. Non è stato l'unico, anche il presidente del Brasile ha consacrato, anzi lui, no? Insieme al vescovo locale, il Brasile al cuore immacolato di Maria. Noi crediamo che la politica, cioè le leggi umane sottomesse alle leggi di Dio, come ho sempre detto e ribadito, faranno sì che si viva veramente già qua sulla terra, nel paradiso terrestre, nel giardino, no? Diciamo. E quindi è fondamentale veramente riconoscere che ci sottomettiamo a Dio. Padre Livio una volta aveva detto, quando ci si consacra o quando ci si affida alla Madonna, la battaglia è già vinta.
Quindi dobbiamo essere fiduciosi che veramente rimettendoci a lei, lei ci condurrà per mano. Certo, chi la combatte reagisce in malo modo, ma noi sappiamo quella reazione veramente da chi viene. Chi non riconosce in un'invocazione di fede e di sottomissione, un atto di umiltà, un atto di amore, chi non riconosce in quell'invocazione questo è perché sta dalla parte di chi la Madonna la combatte. Con questo noi iniziamo il rosario di questa sera, di nuovo affidando l'Italia a Maria. Domani la scelta che verrà fatta sarà importante, veramente dobbiamo andare con coscienza a votare. Non dobbiamo dire non vado a votare perché non tanto non serve a niente, perché qualcun altro andrà a votare al voto al posto nostro, e in ogni caso qualcuno verrà eletto, quindi senza il nostro voto quel qualcuno sarà scelto da qualcun altro. Allora facciamo forza, facciamo unità, uniamoci in questo cammino, perché la vita è nostra, il territorio è nostro, la nazione è nostra, ci sottomettiamo a Dio, ma la Madonna ci dice fiate le mie mani tese, quindi significa che dopo aver avuto le mani giunte, quindi dopo aver pregato, dobbiamo lavorare, ora e labora, quindi non bisogna estranearsi, non bisogna che la preghiera sia un mantra, che poi la preghiera fa tutto. Certo, la preghiera fa tutto, nel senso che la preghiera illumina i cuori, la preghiera difende dagli attacchi, ma sicuramente l'azione, non per niente si dice che la Madonna sta formando il suo esercito, un esercito che deve andare in battaglia, sicuramente col rosario, ma questa preghiera e questo rosario deve illuminare le nostre menti affinché noi siamo quelle mani tese che operiamo attivamente per far vincere questa battaglia, con il mettere al servizio di Maria la nostra mente, di Maria e di Gesù, la nostra mente, le nostre mani, i nostri piedi, il nostro corpo, far barriera contro questo male, questa ideologia di male che vorrebbe travolgerci. Sicuramente gli inferi non prevarranno, sicuramente il male non prevarrà, sicuramente si passerà attraverso la tribolazione. Questa tribolazione è dovuta principalmente per le scelte errate che l'umanità sta facendo, anche con leggi inique, perché la legge dell'aborto è una legge iniqua. Madre Teresa di Calcutta ha detto che se in tutto il mondo, per un solo giorno, in nessuna parte del mondo ci sarà un aborto, allora sarà la pace, sarà possibile. Ecco, finché noi umani attuiamo leggi inique contro le leggi di Dio, allora non può essere altro che un futuro di tribolazione. Questo futuro di tribolazione che potremo allontanare attraverso la preghiera e attraverso le scelte che riconoscano Dio come nostro re, Maria come nostra regina, e ci guidi sulla via della pace, via che senza la preghiera non potrà mai avvenire. Iniziamo il rosario. Bene, mi raccomando, allora domani comunque tutti alle elezioni a votare, votate bene, mi raccomando, perché è un voto utile, molto utile, importantissimo. Vi voglio leggere il messaggio di oggi che ha dato a Maria, il messaggio del 25 maggio. Cari figli, per la sua misericordia Dio mi ha permesso di essere con voi, di istruirvi e di guidarvi verso il cammino della conversione. Figlioli, tutti voi siete chiamati a pregare con tutto il cuore perché si realizzi il piano della salvezza per voi e tramite voi. Siate coscienti, figlioli, che la vita è breve e vi aspetta la vita eterna secondo i vostri meriti. Perciò pregate, pregate, pregate per poter essere degni strumenti nelle mani di Dio. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Bene, iniziamo il rosario, rimaniamo qua. No. Allora, per dire il rosario, inquadriamo solo la regina del rosario, noi ci togliamo e preghiamo il rosario insieme a voi. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Allora affidiamo allora nuovamente a Maria appunto la nostra Italia, la nostra amata nazione.
soprattutto domani, affinché appunto tutti veniamo illuminati dallo Spirito Santo. Nel primo mistero del dolore meditiamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. In riferimento ai fatti della passione, l'espressione cuore di Gesù richiama la tristezza di Cristo per il rifiuto di Giuda, lo sconforto per la solitudine, l'angoscia dinanzi alla morte, l'abbandono filiale e obbediente nelle mani del Padre. In quelle ore tragiche sopravvengono inquietanti lo sconforto e l'angoscia, la paura e il turbamento, il sudore di sangue e le lacrime, ma su tutto domina la pace dell'obbedienza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Messaggio del 25 giugno 2007. Cari figli, anche oggi, con grande gioia nel mio cuore, vi invito alla conversione. Figlioli, non dimenticate
che siete tutti importanti in questo grande piano che Dio porta avanti attraverso Medjugorje. Dio desidera convertire il mondo intero e chiamarlo alla salvezza e al cammino verso di Lui, che è il principio e la fine di ogni essere. In modo speciale, figliuoli, vi invito tutti dal profondo del mio cuore. Apritevi a questa grande grazia che Dio vi dà attraverso la mia presenza qui. Desidero ringraziare ciascuno di voi per i sacrifici e le preghiere. Sono con voi e vi benedico tutti. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel secondo mistero del dolore meditiamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori, Gesù Cristo è re dei cuori. Non ha voluto essere sovrano temporale neppure sul trono di Davide. Ha desiderato solo quel regno che non è di questo mondo e che al tempo stesso, in questo mondo, si radica mediante la verità nei cuori umani, nell'uomo interiore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per l'Italia. Messaggio del 25 novembre 1989. Cari figli, da anni io vi invito attraverso i messaggi che vi do. Figliuoli, attraverso i messaggi desidero creare un bellissimo mosaico nei vostri cuori, affinché io possa offrire a ognuno di voi come un'immagine originale a Dio. Perciò, figliuoli, desidero che le vostre decisioni siano libere davanti a Dio, perché Egli vi dà la libertà. Pregate dunque, affinché possiate decidervi solamente per Dio, senza alcuna influenza satanica. Io prego per voi al cospetto di Dio e chiedo il vostro abbandono a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ave, ave, ave Maria, ave, ave. Ave Maria. Nel terzo mistero del dolore meditiamo la coronazione di spine. Sul cuore di Cristo gravò in mano il peso del peccato del mondo. Gesù è vittima volontaria perché si è offerto liberamente alla sua passione, quale vittima di espiazione per i peccati degli uomini che ha consumato nel fuoco del suo amore. A Maria affidiamo la nostra preghiera, mentre diciamo al Figlio suo Gesù, cuore di Gesù, vittima dei nostri peccati, accogli la nostra lode, la gratitudine perenne, il pentimento sincero. Abbi pietà di noi, oggi e sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per l'Italia. Messaggio del 25 febbraio 2009. Cari figli, in questo tempo di rinuncia, preghiera e penitenza, vi invito di nuovo. Andate a confessare i vostri peccati affinché la grazia possa aprire i vostri cuori e permettete che essa vi cambi. Convertitevi, figliuoli. Apritevi a Dio e al suo piano per ognuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel quarto mistero del dolore, la salita di Gesù al Calvario, carico della croce. Gesù è pienamente cosciente della missione che il Padre gli ha affidato. Dal suo cuore, cioè dal nucleo più intimo del suo essere, sgorga quell'impegno per la salvezza dell'uomo che lo spinge a salire, come mite agnello, il Monte Calvario. Rallegriamoci nel cuore di Cristo. Egli ci offre un amore che non viene meno, un'amicizia che non si incrina, una presenza che non cessa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Maria, Regina e Pace, Maria, Regina e Madre della Pace, prega per l'Italia. Messaggio del 25 giugno 2009. Cari figli, gioite con me, convertitevi nella gioia e ringraziate Dio per il dono della mia presenza in mezzo a voi. Pregate che nei vostri cuori Dio sia al centro della vostra vita e testimoniate con la vostra vita, figliuoli, affinché ogni creatura possa sentire l'amore di Dio. Siate le mie mani tese per ogni creatura, affinché ognuna si avvicini al Dio dell'amore. Io vi benedico con la materna benedizione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel quinto mistero del dolore, la morte di Gesù in croce. La passione di Cristo e la sua morte si sono compiute mediante tutte le ferite che ha riportato durante la passione. Tuttavia si sono compiute soprattutto nel cuore, poiché questo agonizzava nello spegnersi dell'intero corpo. In questa spogliazione il cuore ardeva d'amore, l'amore che ha consumato il cuore di Gesù, l'amore che ha causato la morte del suo cuore. Era ed è una potenza invincibile che ha superato e supera per sempre tutto il male contenuto nel peccato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per l'Italia. Messaggio del 2 dicembre 1983. Siate buoni e venite a messa senza cercare scuse. Fatemi vedere che avete un cuore generoso. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Salve, o Regina. Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù,
Cristo, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii nostro aiuto contro la cattiveria e le infidie del demonio. Gli comandi Dio supplichevoli ti preghiamo. Tu, che sei il principe della milizia celeste, con la forza divina, rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che girano il mondo per portare le anime alla dannazione. Amen. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme a quello della tua santissima sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portassi al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere e aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvassi dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. E copri ciascuno di noi con il tuo patrocinio, affinché col tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Alla Signora di tutti i popoli, Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra avvocata. Amen. Preghiera per l'Italia, recitata ogni giorno nella Santa Casa di Loreto. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Vergine Lauretana, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Vergine Lauretana, prega per noi. Ora concludiamo questo rosario recitando il Credo, perché appunto ci sottomettiamo al Credo in Dio Padre Onnipotente e invocando per domani la luce dello Spirito Santo. Noi crediamo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo,
nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ed ora, cari amici, facciamo il segno della croce, giustamente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E con questa preghiera, con la pace nel cuore, vi auguro la buonanotte, certa che Gesù e Maria hanno ascoltato le nostre preghiere, e certa che hanno, in merito all'Italia, e certa anche che hanno ascoltato le vostre preghiere di intercessione. Ancora domani pregheremo il rosario con questa intenzione, e poi che Dio ce la mandi buona. Con questo vi saluto tutti, uniti nella preghiera e nel cammino.